Bene, cominciamo con un anfiteatro massimo. Questi qua sono tutti i modellini, cioè tutti, questi qui sono il 60% dei modellini che ho ritirato in questi ultimi 12 giorni, perché poi ce ne sono altrettanti dentro le vetrinette che le ho già messi via, li ho già catalogati. Anche sotto e anche sotto ancora. Qua dentro ce ne sono già 60, qua dentro 65 e 60 modellini. Più c'è questa tavolata che non li ho neanche contati perché praticamente ormai sfugge da ogni logica e da ogni etica contare tutta sta roba qua. Poi questi qui. E dulcis in fundus, altre due scatole piene di scala 1,32. Là ce ne sono 6 per piano, moltiplicati 3 sono 18 e 18 sono 36. E qui i conti li abbiamo fatti. Tengo a precisare che il 45% di questi modelli sono tutti da rivedere a livello estetico o a livello di mancanze. Mentre il 55-60% sono a posto. Qual è il problema? Che qua dentro ci sono dei pezzi che sono piuttosto rari, come ad esempio questo. Questo qui è il primo della Matchbox, l'Y1, la Ford T, scatola originale. Ecco. Oltre ad avere 3-4 modelli della Rio fine anni 60, perché io, il signor Bianchi e il signor Tatarletti. Allora, la Rio è di Cernobbio a Como, mentre la Brum è di Oltrona di San Mamete, sempre a Como. All'inizio il signor Bianchi e i due fratelli Tatarletti erano tutti a Cernobbio e sono partiti con la Rio e prima sono partiti con altri progetti che avevano dato una mano anche un po' alla Dugu, perché se voi guardate i modellini della Dugu praticamente sono pressoché uguali ai Rio. Perché difatti ho visto che molte ruote sono simili. Poi qua ci sono altri 25-30 modelli scala 1 a 32 americani, dei quali questi qui a terra sono leggermente rotti, mancano i vetri, si è rotta una porta perché è caduto per terra, insomma, qui ci mancano i vetri, ma questo qui è poco male, questo qui è a posto. Questa è a posto e questa qui è a posto, manca solo la scatola. Perché scala 1,32 dirà qualcuno? Ora, a me piacciono i trattori, eccoli qua, questi signori qua. E i trattori sono in due scale, a dire la verità sono in quattro scale i trattori, perché partono da 1,64, che sono le scale americane. E 1 e 32 e 1 a 16, quindi sono tutti multipli di 16. Scala 1 a 16, 1 a 32 e 1 a 64 sono sinonimo di gusto americano. Noi in Europa abbiamo il gusto dell'1,43, come questi, che qua ce ne sono 40 più o meno, dei quali di questi 40 che li ho ritirati ieri da un mio amico di Brescia, che aveva specificato che avevano qualche problemino, difatti ce ne sono 7, 8 a posto e tutti gli altri che manca qualche pezzettino, come per esempio, che ne so io, a questo qui ci manca il volante, a un altro ancora ci manca il faro, tipo questo qui ci manca un faro, per esempio, il faro sinistro, guardandolo di fronte, o faro destro, dipende dai punti di vista. Questo qui gli mancano tutti e due i fari. Ecco, questo qua, anche questo qui, per esempio, gli manca il volante. Però, conoscendo Bianchi, Tatarletti, eccetera, eccetera, che fanno 1,43,
la Rio e la Brum, mi farò mandare una cinquantina di volanti, perché tanto sono uguali come questi qua, insomma, ecco di qui. Toh. Questi qua. Oppure mi farò io una sagoma con, come si chiama, col silicone e con la resina nera me li faccio, insomma. Questi qui sono tutti da mettere a posto. Questi qui il 50% sono da rivedere, questo qua no, per esempio, questo qui è a posto. Anche questo qui è a posto. No, questo qui gli manca la mascherina anteriore. Questo qui è una Mercedes. Ecco, questo qui invece è a posto. Un Ford T, quello di olio e staglio, questo qua insomma sarebbe, ecco. Dopo ci sono modelli come questi che sono imbarcati, praticamente che sono di plastica, che sono della Mini Hilux, ecco, è caduto ma poco male. Se voi guardate sono inarcati in su all'interno, perché facevano tutti questa fine qua i Mini Hilux. Quindi ce ne sono anche lì 7-8. Questo qua ho già tentato di raddrizzarlo un attimino. Come faccio io a raddrizzarli? Molto semplice. Io vado in cucina, prendo, adesso ve lo spiego subito come faccio, che una volta faremo un video. Allora, prendo, ora questa qui è la cucina di mia mamma che è morta, poverina, e io sono sempre qua più o meno. Allora, qui ci metto l'acqua fino a metà, la faccio bollire a fuoco lento e sopra ci metto praticamente una piastrina di acciaio e metto il modellino sopra, in maniera che il modellino in bagno, non è in bagnomaria, diciamo che prende i vapori, prende il calore, perché se lo fate col phon, una roba elata, rischiate di, invece questo qui è uniforme. Poi io prendo un pennello per disegnare i modellini e nella parte centrale, perché si imbarcano sempre in su, si inarcano in su. Prendo un pennello e lo metto nella parte centrale e lo tengo premuto per 10, 20, 30 secondi. Poi, quando che il modellino è ancora caldo e umido, praticamente lo tiro via, lo metto qua sopra e continuo a tenerlo premuto sopra con un bastoncino, in maniera che man mano che si raffredda, prende da imbarcato così, praticamente prende la linea dritta e questa rimane. Ecco, adesso ne sapete un'altra su come modificare i modellini di plastica come questi. Eccolo qua. Praticamente, siccome che è imbarcato bene, si vede, no? Che praticamente la gabina pende verso in basso a destra il muso. Allora io sopra il sedile, oppure qua sul piano, sull'appoggiapiedi, faccio così. Ecco qua. Aspetta un attimo che prendo un pennello e ve lo faccio vedere come faccio. Quando la macchinina praticamente si è scaldata completamente bene, cioè non buttarla nell'acqua, perché se no si scioglie, però sopra una piastra, appoggiarla sopra in maniera che il calore sia uniforme. Poi l'appoggio qua e con il pennellino la schiaccio in giù. La schiaccio in giù. E la tengo premuta in giù, perché nel raffreddarsi molto lentamente la plastica riprende la forma che tu hai dato schiacciando. Ecco, e in questa maniera questi modellini si possono recuperare, perché se fossero rotti, mancassero i pezzi o una cosa o l'altra, posso anche capirlo, ma siccome che sono a posto non. Poi ci sono questi qui che sono da finire, perché si vede che questi qua sono della Norev. Poi ci sono questi qua, che sono anche questi qua un po' malmessi, vedete che è distanziata la carrozzeria rispetto al passaruota posteriore. Questo qui invece è da riverniciare, questo qui è un Rio, questo qui è un Rio. Questi qua sono tutti matchbox, questo qua invece è un Rami. Questo qua invece è molto simpatica, insomma questo qui è proprio plastica pura, non so cosa sia, però è marcata, dopo vediamo cos'è. Anche perché. Ecco, questo qui è un altro imbarcato, se voi fate caso, sempre della Mini Hilux, uguale a questo, perché questi qui, ecco,
fanno quella brutta fine lì, insomma. Questo qui gli ho già dato una raddrizzatina appena appena, però adesso non voglio infierire più di tanto e sarà oggetto di anche questo qui per esempio, sempre della Minialux. Questo qui l'ho già raddrizzato bene, eccolo qua, che bello che è. Perfetto. Allora, siccome che molte persone guardano solo il fatto che la macchinina sia sempre in metallo, eccetera, eccetera, non vuol dire assolutamente niente. Guarda, questa qui è una Sapphire, questa qui, a dire la verità, che faceva 50% plastica e 50, anche questo qui c'è il tetto d'ama, questo qui sono stupidaggini proprio, questo qui sono carrozze. Allora, io punto tutto quanto sui modellini dal 1880 fino al 1950. Dal 1950 in poi non mi interessano, quindi a casa mia non vedrete mai Ferrari, Lamborghini, tutte quelle robe lì anni 70, 80, 90 che va di moda appresso di voi. Ecco, io curo più che altro quello che è praticamente dal veterano all'antico allo storico, praticamente fino, come ho detto, agli anni fine anni 50. Dagli anni 60 in poi ho sopra due vetrine con 500 modelli, però li ho presi nuovi a suo tempo negli anni 70, 80 e 90, e quelli là sono a posto, insomma. Comunque questi qui, il 45% sono da rimettere a posto, mentre il 60% sono scatolati nuovi, questi qua sono a posto, i trattori mancano di particolari come avete visto, ma poca roba perché basta solo che i volanti, eccetera, eccetera. Questi qui invece sono quelli più disastrati, che questi qua sono tutti da riprendere in mano, eccetera, eccetera. E questi qua invece sono nuovi, questa qui è una collezione completa che io ho anche i libri, eccoli qua, auto d'epoca scala 1,32, perché dopo li abbino con i trattori scala 1,32. Ciao a tutti!